modalità che viene scelta dal Consiglio all'unanimità è quella della elezione per votazione per acclamazione. Non c'è stato bisogno di alcuna votazione. Un commosso Gennaro Strever guiderà la Camera di Commercio Chieti Pescara per i prossimi 5 anni. Eletto per la prima volta a giugno del 2019, l'imprenditore di San Salvo, espressione di Confindustria, ha ottenuto la fiducia del nuovo consiglio per acclamazione. Soddisfatto il neopresidente che, dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia nuovamente accordatagli e le associazioni per aver partecipato alla nomina della nuova assemblea, ha ricordato quanto fatto dal consiglio negli ultimi 4 anni, durante i quali non sono mancate le difficoltà legate al Covid e anche al conflitto Russia-Ucraina. Credo di aver apportato a questo ente la modifica, come dicevo all'inizio, che ho introdotto la stessa passione e le stesse modalità consentite di un'azienda privata, per cui abbiamo portato un'evoluzione tecnologica di tutto il personale, cosa che continueremo a fare, solo con l'evoluzione del personale, ringiovanendolo, portando nuove tecnologie, riusciamo a dare il miglior servizio alle imprese, ai cittadini, quello che è la nostra missione. Dopo un momento di crisi non può che esserci il risveglio. Mi aspetto anni di un'economia sana, di un'economia crescente, e che le nostre imprese, sono certo che saranno capaci di cogliere questo momento, e sarà un progresso del territorio. Il PNRR porterà sul territorio somme importanti, sono convinto che la nostra regione, il nostro territorio sarà capace di investirli nel migliore dei modi.